Bene, ho chiesto l'iscrizione, grazie Presidente, ho chiesto l'iscrizione della comunicazione ai sensi dell'articolo 49 del regolamento interno dell'Assemblea legislativa perché ritengo che sia doveroso e mi permetteranno i membri di questa Assemblea che attraverso questa Assemblea legislativa in realtà rendo noto alla comunità regionale, ai cittadini, agli operatori del servizio sanitario regionale, medici e professionisti che fanno funzionare i nostri servizi, le procedure e le modalità di decisione che hanno definito il percorso attraverso il quale la Giunta regionale ha provveduto a deliberare ed il Presidente della Giunta regionale ad emanare i decreti in merito alla nomina dei quattro direttori generali delle aziende ospedaliere di Perugia e Terni e delle aziende sanitarie Umbria 1 e Umbria 2. Il percorso è quello definito nella legge di riforma del 2012 che io stessa ho voluto nel corso della scorsa legislatura e che oggi è confluita nel testo unico in materia di sanità e di servizi sociali che è la legge regionale 11/2015. Percorso già applicato in sede di prima applicazione della legge regionale per le nomine a direttore generale dei direttori generali che hanno esercitato le loro funzioni dal 1 gennaio 2013 fino alla nomina e all'entrata in funzione dei nuovi direttori del 1 marzo 2016. Come è noto ad oggi l'unica norma di carattere nazionale è quella prevista dal decreto legislativo 502 che fissa i requisiti di accesso alla funzione e alla professione di direttore generale. Come è noto, lo dirò più avanti nel corso del mio intervento, è in corso la legge di riforma Madia che innova su questa materia e io sono anche molto orgogliosa che quella legge recepisca in gran parte i contenuti che sono già previsti nella legge regionale Umbra, tanto che le innovazioni per l'Umbria saranno alquanto minime, seppur aiuteranno a rendere ancora più espliciti i punti della legge regionale che più volte sono stati anche oggetto di discussione e di interpretazione anche con mozioni da parte dei membri dell'Assemblea legislativa. Io credo che sia doveroso per dare fiducia anche ai cittadini nel ruolo e nella funzione delle istituzioni che si articolano nei diversi organi e quindi in questo caso in quello che è un organo a sé stante, principe a cui la legge assegna una serie di funzioni, di competenze e di responsabilità dirette, come appunto la presidenza della regione, io credo che serva trasparenza nel procedimento, nella decisione politica, quindi non tanto e non solo nel percorso legislativo ed amministrativo che ha condotto alla decisione, ma anche alla natura della decisione politica alla quale mi atterrò nella mia comunicazione di questa mattina. Come è noto, la Regione Umbria non procede unicamente, a differenza di altre regioni italiane, applicando esclusivamente i requisiti procedurali previsti dal decreto legislativo 502, che sono requisiti di carattere individuale per l'accesso alla funzione. La Regione Umbria prevede con la legge di riforma la possibilità di fare un elenco regionale, l'obbligatorietà, anzi di fare un elenco regionale di candidati idonei alla nomina di direttore generale, che avviene in Umbria, a differenza di altre regioni italiane, con procedura di evidenza pubblica. Procedura che è stata aperta in vista della scadenza del 31/12/2015 degli attuali direttori, è stata aperta il 27 luglio 2015 con una delibera della Giunta regionale volta ad avviare il percorso di aggiornamento e l'elenco di indizione di avviso pubblico. Come è noto ai membri dell'Assemblea legislativa, tutti questi atti, oltre ad essere, dato che sono delibere, atti pubblici, sono anche pubblicati e scaricabili dai siti istituzionali della Regione Umbria, oltre che pubblicati nelle forme ufficiali della Gazzetta e del BUR. Tanto che si sceglie una strada nazionale proprio perché il profilo e la funzione può aprire alla partecipazione su tutto il territorio nazionale dei possibili candidati idonei alla funzione.
In secondo luogo, viene la legge regionale prevede la costituzione di una commissione tecnica per la valutazione di idoneità dei candidati e per la dichiarazione di ammissibilità delle domande. Con delibera della Giunta regionale del 29 ottobre 2015, a conclusione della fase di evidenza pubblica delle candidature, è stata costituita la commissione composta e presieduta dal professor Montrone del Dipartimento di Economia dell'Università degli Studi di Perugia, dal professor Remo Bianchi dell'Università degli Studi di Torino in rappresentanza di Agenas e dalla professoressa Alessandra Pioggia, professore ordinario di diritto amministrativo dell'Università degli Studi di Perugia. Il lavoro tecnico della Commissione ha riguardato ovviamente i profili di idoneità, l'attinenza curriculare e i requisiti di legge. I lavori della Commissione sono terminati il 10 dicembre 2015 e sono stati trasmessi alla Giunta regionale, intendendo con ciò gli uffici della Giunta regionale, in data 11 dicembre 2015. La Giunta regionale, con deliberazione del 21 dicembre 2015, ha preso atto dei lavori della Commissione. La delibera contiene, quale parte integrante a disposizione di tutti i membri della Giunta regionale, non solo i verbali della Commissione, l'elenco dei candidati, ma anche una sintesi dei curriculum e delle esperienze professionali per tutti quegli aspetti curriculari che sono attinenti alla funzione di nomina. E quindi da quella data tutta la Giunta regionale possiede ed è in possesso degli atti riguardanti l'idoneità dei candidati e anche i profili individuali e curriculari e le esperienze professionali da essi svolti. I membri della Giunta regionale quindi hanno avuto il pieno possesso a partire dal 21 dicembre, contestualmente alla delibera del 21 dicembre, ed hanno avuto a disposizione per tutti i due mesi che sono intercorsi dalla definizione della delibera alla delibera di nomina che è stata effettuata nel febbraio 2016. Inoltre, per quanto mi riguarda, abbiamo proceduto anche a un lavoro di approfondimento dei profili, cercando di capire le esperienze che sono state effettuate nella direzione del servizio sanitario e altri profili che individuali il decreto legislativo nazionale consente a tante figure professionali della dirigenza, di altre figure professionali della pubblica amministrazione, del privato, di aziende pubbliche e private, pur non attinenti alla sanità, di essere idonei alla carica. E quindi con un lavoro anche molto meticoloso, che era volto a capire, oltre quelli umbri che erano abbastanza noti e conosciuti, l'insieme delle candidature pervenute. Vorrei anche dire che dei 108 candidati, ben 19 non sono incaricabili e non idonei ai sensi dei requisiti di legge. Di questi, 15 provengono da altre pubbliche amministrazioni regionali e nazionali non attinenti al servizio sanitario regionale. Ci sono dirigenti e direttori di comuni, di province, della stessa ente regione che si sono occupati di altre materie. 9 provengono da aziende di imprese private. Ben una venticinquina circa provengono dalla sanità, ma non da funzioni che sono attinenti anche alla gestione e la governance del servizio sanitario. Direttori di strutture complesse di reparti ospedalieri, direttori di strutture complesse di servizi del servizio sanitario regionale, direttori di funzioni amministrative gestionali all'interno delle singole aziende sanitarie o della struttura dell'assessorato regionale. Quindi sul complesso dei 108 solo 18 erano i candidati a direttore che avevano già ricoperto in precedenza la funzione di direttore generale presso aziende del sistema sanitario regionale o nazionale e 19 che avevano almeno ricoperto una volta nel loro curriculum la funzione di direttore sanitario o di direttore amministrativo in una delle aziende. La Giunta regionale, anche in un confronto di merito e di conoscenza delle proposte, io credo che il requisito del merito, della competenza, della conoscenza, dell'esperienza professionale, anche connesso ad un principio della rotazione, come ci invita a fare la legge Madia,
che non a caso per la dirigenza della pubblica amministrazione si introduce il principio della rotazione. Addirittura la legge Madia dice 10 anni nelle stesse aziende, quindi nella stessa azienda, quindi presupponendo un principio di rotazione tra aziende del servizio sanitario regionale o nazionale, che è il principio che sovrintende anche alle norme dell'anticorruzione e alle norme del percorso professionale delle apicalità della dirigenza, in questo caso delle direzioni, quali sono i direttori generali. Ruolo complesso quello del direttore generale, perché deve unire la capacità di conoscenza del sistema sanitario regionale e nazionale, deve avere capacità organizzativa e gestionale, risponde della sicurezza sanitaria delle strutture, sia di quelle ospedaliere sia di quelle dei servizi territoriali, deve aver dimostrato capacità amministrativa nella gestione economico-finanziaria. Vorrei ricordare che la più piccola di queste aziende amministra nell'apicalità del direttore generale, per come è fatta la legge aziendale del 502 del 92, essenzialmente circa mediamente da un minimo di 400-450 milioni di euro fino alla più grande di queste aziende che amministra quasi 900 milioni di euro del servizio sanitario. I risultati conseguiti nel corso dell'esperienza professionale: si può essere stati direttori generali di aziende, ma magari i risultati conseguiti in quelle aziende in cui si è stati direttori generali non erano risultati nella governance, per esempio, economico-finanziaria, nella capacità di innovazione, nella gestione amministrativa. Autorevolezza e riconoscibilità di queste figure rispetto al sistema sanitario regionale e nazionale. Voglio sempre ricordare che, oltre a gestire le 80 milioni di prestazioni che ogni anno vengono erogate dal sistema, il sistema sanitario organizza e gestisce il lavoro e l'organizzazione complessa di un lavoro in un settore così delicato come quello della sanità di 11.500 dipendenti tra medici e gli altri profili professionali del sistema sanitario. Non a caso, rispetto anche ai criteri che la Giunta regionale ha adottato nell'individuare i 4 curriculum e le 4 apicalità delle direzioni generali, non abbiamo ad oggi registrato nessuna reazione particolarmente negativa dal mondo del sistema sanitario e dagli stessi dipendenti del servizio sanitario, come stanno dimostrando anche gli incontri, le assemblee con il personale che in queste settimane, in questi giorni anzi recentissimi, i direttori generali hanno cominciato a svolgere dopo il loro insediamento. Come è noto, l'Università ha provveduto a dare l'intesa, per quanto di sua competenza, sulle 2 aziende ospedaliere di Perugia e Terni. Quindi il criterio curriculare, e voglio dire anche una cosa di cui sono molto orgogliosa, nei 18 che avevano un'esperienza almeno in un'azienda e almeno per un mandato pieno in un'azienda sanitaria italiana da direttori generali, di questi 18 ce ne sono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 della regione dell'Umbria, quindi 11 provenienti da altre regioni e 7 che sono delle regioni. Gli unici che avevano nelle domande complessive pervenute l'esperienza da direttori generali o almeno da direttori amministrativi e sanitari e contemporaneamente di tutte le funzioni che avevano fatto almeno una volta nella loro vita il direttore generale, il direttore sanitario e anche il direttore regionale, ce ne sono solo 2 e sono entrambi della regione Umbria, il dottor Duca e il dottor Panella, attualmente direttore regionale della programmazione della regione Lazio, e il dottor Duca fino a poche settimane fa direttore regionale della nostra regione. Questo a significare anche che il percorso di competenze professionali e di merito in un settore così delicato come quello della sanità non può essere considerato qualcosa di negativo nell'assunzione di questa carica. Questo lo dico non solo da Presidente della Regione, ma anche e soprattutto da cittadina di questa Regione. Cioè sapere che a capo di chi decide la sanità c'è qualcuno che ha costruito anche una competenza manageriale e professionale in questo settore mi garantisce anche maggiore capacità, efficienza e sicurezza. Non è un caso che la legge Madia, che è la legge di riforma e in un articolato su cui la conferenza dei presidenti di Regione ha espresso il parere proprio pochi giorni fa nella conferenza, abbia essenzialmente agito su un versante. Io sono soddisfatta che l'Umbria
gran parte questa norma sia già contenuta nel testo unico della legge regionale e che quindi le modificazioni riguarderanno aspetti non così sostanziali come avviene per la riforma nazionale, che io condivido pienamente, cioè di mettere a capo delle aziende sanitarie direttori generali dove conti principalmente il merito e l'esperienza professionale. Si indica un principio di rotazione dopo 10 anni di svolgimento dell'attività nella stessa azienda sanitaria e quindi presupponendo che l'esperienza magari fatta in un'azienda sanitaria di territorio sia proficua per poi passare ad un'azienda ospedaliera, l'esperienza fatta ad un'azienda ospedaliera sia importante per passare ad un'azienda integrata, l'esperienza fatta in un'azienda integrata sia importante per passare alla guida di un'azienda universitaria come sono i policlinici universitari e così via. Ma soprattutto la legge Madia dice che bisogna acquisire il curriculum, che questo non è un limite, che i direttori delle strutture complesse, della dirigenza e delle direzioni devono aver maturato esperienze, che affida ad una commissione tecnica più o meno sulla falsariga di quella che noi abbiamo, perché sarà una commissione tecnica fatta dai rappresentanti di Agenas, fatti dai rappresentanti del Ministero, della Salute e fatto dai rappresentanti del sistema delle regioni, e cioè che sempre di più e che venga presentato alle regioni, quindi ai presidenti di regione, ciascuna per la propria regione, una rosa di candidati che abbiano una coerenza tra il curriculum e l'idoneità a ricoprire quell'incarico. Un po' quello che io ho fatto con questo specchiettino, cioè finalmente ci sarà una commissione che sancirà di fatto lo specchietto della Presidente Marini, e cioè che quelli che magari sono dei bravissimi manager perché hanno diretto un'azienda del trasporto aereo e hanno conseguito grandissimi risultati, ma non è detto che siano i più idonei a ricoprire la funzione di direttore generale di un'azienda sanitaria, e magari quello che invece ha fatto il direttore amministrativo, il direttore sanitario, il direttore di un distretto, ha guidato il presidio di un ospedale, quindi ha accumulato questa esperienza professionale, sia molto idoneo anche a ricoprire la funzione di direttore generale. Quindi coerenza tra curriculum e nomine e soprattutto anche un peso ai risultati conseguiti. Ad esempio, io credo che su questi gli umbri che hanno fatto le domande, sia quelli che hanno già ricoperto le funzioni, sia altri che avevano fatto le domande e che avevano ricoperto funzioni in altre parti del sistema sanitario, no? Come ci sono direttori amministrativi, direttori di distretto, direttori delle strutture regionali, avrebbero avuto anche un peso per i risultati che hanno conseguito, la capacità che ho messo nell'organizzare un nuovo ospedale, la realizzazione di un nuovo servizio sanitario, la governance economica, come ho gestito le liste d'attesa e così via. Mi dispiace anche, questa è la ragione della crisi politica da cui credo parta il mio seconda parte dell'intervento, che l'assessore Luca Barberini non abbia condiviso con noi, con il resto della giunta regionale, questo ultimo miglio che ha contribuito a costruire nei mesi precedenti con noi, perché ovviamente tutti gli atti a cui ho fatto riferimento vedono sempre ovviamente il percorso, il coinvolgimento e il relatore, l'assessore con delega alla sanità. E io credo che dopo aver visto anche in maniera molto molto dettagliata questi nomi, di sentirmi anche un po' orgogliosa come Umbria che la dirigenza e i direttori di questa regione possano rappresentare una parte alta del sistema sanitario regionale e nazionale e possano avere elementi di comparazione, cioè qualora si modificasse il decreto legislativo 502 e le norme che ne conseguono, e quindi da un incarico dove prevale anche la discrezionalità e la fiducia che viene accordata per gran parte di questa dirigenza. Allora, dove la politica si è incrinata? Nella individuazione dei nomi o nei punti programmatici? Io mi permetto di dire che la politica deve recuperare il suo spazio. Non si è sicuramente incrinata nei punti programmatici, quindi la politica per svolgere bene la sua funzione e per farlo nell'interesse della comunità regionale, dei cittadini, di quelli che rappresentiamo, ma anche di quelli che non rappresentiamo, che non sono andati a votare, che sono sfiduciati, io credo che debba recuperare proprio questa dimensione, quella programmatica e quella progettuale.
e sono anche positivamente coinvolte in un percorso che possa aprire e continuare un percorso di riforme, di innovazione della legislazione. In questo momento, in itinere dell'ambito delle politiche sanitarie e sociali, c'è unicamente il piano sociale, avviato nella scorsa legislatura e portato avanti in una fase di partecipazione molto allargata nel corso di questa legislatura dall'assessore Barberini, largamente condiviso o comunque sul quale vengono chieste, avanzate proposte ed integrazioni alla giunta regionale da parte della comunità sia istituzionale sia del privato sociale, che è stata più largamente impegnata. Ma dovremmo anche definire sul piano dei contenuti, ma aggiungo anche del percorso, il nuovo piano sanitario. Dovremmo ridefinire anche la governance aziendale. Nulla è dato per sempre, sempre si può migliorare e forse le riforme nazionali ci spingeranno ancora di più in questa direzione. Dobbiamo interrogarci sulla qualità e l'efficienza dei servizi. E allora mi sento di dire che per fare questo percorso c'è una funzione ed un ruolo che è proprio della politica, è quello che noi esercitiamo e che dobbiamo esercitare, la giunta regionale con la responsabilità del governo ma anche dell'iniziativa e della proposta, l'assemblea legislativa che è chiamata ad autonome iniziative e al confronto di merito, anche in un sereno dibattito di ruoli e di funzioni tra maggioranza ed opposizione, purché trasmettiamo il senso ai cittadini che stiamo entrando nel cuore dei punti programmatici che riguardano il sistema sanitario. E allora questi direttori generali non saranno un ostacolo a questo processo, proprio per le loro competenze, la loro conoscenza, la loro capacità di lettura del sistema sanitario. Possono offrire anche alla politica alcuni strumenti per affrontare quegli obiettivi concreti, ridefinizione del ruolo degli ospedali, come gli standard cambiano il ruolo e la funzione delle due aziende ospedaliere di Perugia e Terni, cosa significherà l'integrazione nella delibera che noi abbiamo assunto il 29 febbraio, come potremo contribuire a migliorare i tempi di accesso e la qualità dell'accesso ai servizi sanitari. Quindi, noi dobbiamo, e qui mi sento la tranquillità di chi pensa che su questi punti la politica debba recuperare il suo spazio, però con una tranquillità, questo lo voglio dire ai cittadini dell'Umbria, cioè di un presidente di regione che ha agito secondo merito e responsabilità, ma secondo autonomia e indipendenza. L'autonomia e l'indipendenza sono i presupposti fondamentali anche della trasparenza dell'azione amministrativa e di governo. E qui c'è un ruolo che il Presidente della Regione è chiamato istituzionalmente a ricoprire in maniera molto più delicata. Dalle sue azioni il messaggio di autonomia, trasparenza e indipendenza è molto più forte di tutto quanto possa essere mobilitato e motivato da altri livelli e da altri organi del governo regionale. E quindi evitare che il processo decisionale sia viziato e condizionato. Tuttavia, non mi nascondo, e su questo apro il confronto con l'Assemblea legislativa, la decisione assunta dalla Giunta regionale ha anche aperto una frattura di natura politica ed istituzionale molto profonda, che ha portato l'assessore alle dimissioni dal suo ruolo e dalla sua funzione. Però io credo che a questa frattura solo la politica e la buona politica possono riparare. Se il terreno è quello proposto dell'accelerazione di un processo riformatore che sia coerente con le azioni del governo nazionale, che sia coerente con il patto programmatico e di legislatura che abbiamo sottoscritto con gli elettori, se è coerente anche con le azioni di cambiamento e di innovazione che l'azione quotidiana di governo impone ogni giorno, secondo me ci sono anche delle agende, delle priorità nell'innovazione, come acceleriamo il processo di semplificazione e razionalizzazione della pubblica amministrazione, come ridiamo centralità, questo è il cuore, lo farà la giunta regionale nelle prossime settimane, su un punto su cui sta lavorando lo stesso vicepresidente Paparelli, come l'impresa manifatturiera torna ad essere il cuore della capacità di innovazione di questa regione, con la sua forza e la sua capacità
di essere luogo di mobilitazione della ricerca e del luogo di mobilitazione dell'innovazione applicata al lavoro e anche luogo della creazione di nuovi posti di lavoro. L'innovazione non si fa solo dentro le aule dell'Assemblea legislativa o di Palazzo Donini, l'innovazione si fa se ci sono attori e protagonisti, e per fortuna l'Umbria ne ha, attori e protagonisti del sistema economico e produttivo che rispetto ad altri scelgono la strada anche di un forte investimento sul cambiamento di questa regione. Se affrontiamo con consapevolezza anche una sfida, la conferenza dei presidenti di regione ha istituito una commissione la settimana scorsa, come che sarà un luogo di elaborazione, di confronto dei presidenti tra di noi e poi anche di proposta al governo, di aprire la fase di un nuovo regionalismo, oltre le regioni così come le abbiamo conosciute, oltre le loro competenze, ma anche oltre un assetto istituzionale che sia diverso da quello oggi coincidente con l'ambito delle attuali regioni. Sulla qualità dell'ambiente e del territorio in cui viviamo, sempre di più questa sarà la frontiera di questa nostra Umbria, e su questi temi, anche se la pensiamo diversamente, dobbiamo trovare il modo all'interno anche di questa Assemblea di gettare i titoli di un'agenda di governo molto forte. Poi io sono anche un esponente politico, lo sono di un partito che oggi ha l'onere di guidare il processo di riforme del Paese e di sostenere il cambiamento dell'Italia, e questo mandato lo abbiamo ricevuto anche in Umbria. Ma la sfida riformatrice e di innovazione va guidata non con i titoli né con le parole, va guidata anche con l'energia di una politica che recupera la capacità di studio, di analisi, di conoscenza, di confronto, di approfondimento, cioè le pratiche riformiste e le pratiche di innovazione, come ci insegna una storia lunghissima del riformismo italiano europeo, le pratiche riformiste hanno bisogno di sperimentazione, di elaborazione, di nuovi patti sociali, di creare progetti, di creare azioni, di pensare provvedimenti, cioè hanno bisogno di un lavoro lungo e faticoso che va oltre i nostri tweet o i titoli di Facebook. Non ci sono, nel processo riformatore non c'è chi si autoproclama innovatore e chi si autoproclama conservatore. A volte peraltro in alcuni processi come quelli di welfare bisogna saper fare l'innovazione conservando anche i diritti, i servizi e l'accesso universalistico alle prestazioni. Quindi come vediamo siamo chiamati ogni volta a riposizionare le nostre idee. E allora occorre un'elaborazione della proposta politica, culturale, che abbia la forza di determinare nuovi obiettivi e il contributo che deve dare e che spero dia la maggioranza, che è composta da due forze politiche oggi che compongono l'Assemblea legislativa. Questa maggioranza deve lavorare e può provare a lavorare grazie anche alla sua capacità su questo terreno. Ma questa non è l'arena dove si inizia e si finisce tutto nell'interesse dell'Umbria. Questo è un luogo istituzionalmente importante, l'Assemblea legislativa, è la massima rappresentanza della comunità regionale, ma quel processo riformatore e innovatore può avere successo se gli attori escono da questa arena. Io qualche volta la chiamo l'acquario con questi vetri, no? Dove i pesci immaginano che il mare sia solo quello che si muove qui dentro. In realtà fuori da noi non c'è il mare, ma c'è un oceano, e fuori di qui sono le sfide poste dai cittadini sul piano del lavoro e del lavoro che non c'è e che si rischia di non averne di nuovo, sul piano dell'ambiente, delle sfide culturali e delle compatibilità tra risorse politiche pubbliche e le ambizioni di salvaguardia, nel dinamismo economico e produttivo che non nasce solo dalle politiche pubbliche, ma nasce anche dalla forza, dall'energia, dal coraggio imprenditoriale, dalle risorse economico-finanziarie private che possono essere mobilitate. In questi giorni difficili ho ascoltato con attenzione quello che ci ha proposto Nova Montepeterni, quello che ci ha proposto la multinazionale Bollier, alcune innovazioni che riguarderanno AST, mi pare di capire, anche le difficoltà, ma al tempo stesso le sfide che ci vengono da un piano industriale complesso come quello che ci ha posto Nestlé. E poi l'aerospazio, e poi il tessile, e poi l'agrofood. E poi anche le sfide che ci vengono dal mondo della cultura, della ricerca e delle competenze. E allora la misurazione del lavoro della Giunta del Consiglio
è dato principalmente dalla velocità e dalla qualità di queste azioni, ma anche dalle condivisioni operative di merito. E allora chiudo su un punto. A me è caro un grande pensatore che ha fornito molta elaborazione, e anche se i suoi scritti hanno più di 100 anni, hanno una grandissima attualità. Max Weber diceva che per fare, lui diceva l'uomo politico, scriveva nel 15, nel 16, nel 17, ma insomma per svolgere la funzione politica, diremmo oggi, servono tre cose importanti per avere successo: la passione, il senso di responsabilità e la lungimiranza. Ma soprattutto lui diceva che non si possono avere solo una di queste tre, perché la passione da sola, che non è accompagnata dalla responsabilità, cioè dalla capacità di rendere compatibili le azioni di governo, motiva, dà energia, ma non produce risultati per i cittadini e per chi deve essere anche governato e amministrato. Se poi non c'è la lungimiranza, cioè di vedere qualcosa che non si ferma a domani, ma affronta anche il medio periodo, è un'azione fine a se stessa che non aiuta le persone e le comunità. E così via. Il senso di responsabilità, se non è nutrito dalla passione e dalla lungimiranza, degenera in un tecnicismo e in una tecnocrazia che non affronta i bisogni materiali e immateriali delle persone. E se c'è la lungimiranza da sola, ma non c'è la passione e il senso di responsabilità, si costruiscono delle visioni velleitarie, ma che non servono a dare risposte e a cambiare il mondo. E allora la fatica di chi di noi si spende e dedica le sue energie, il suo tempo, la sua organizzazione della vita, anche ad un impegno politico istituzionale, è tenere insieme queste tre dimensioni: la passione, il senso di responsabilità e la visione o lungimiranza. E lo dico anche personalmente, questo è l'unico punto più personale che dico: se questi tre elementi non riuscirò a tenerli insieme, allora sarà difficile attuare il programma e svolgere la funzione di governo. Quindi ascolterò con molta attenzione il dibattito di questa mattina, gli interventi, anche per altre valutazioni e decisioni che comunicherò al termine del dibattito nella mia replica di contenuto ovviamente politico istituzionale. Chi mi conosce bene sa che non sono mai stata per la politique politicienne, che non è la realpolitik. La realpolitik è nobile, significa trovare la giusta strada ai bisogni che si presentano e anche alle contraddizioni che ogni giorno si presentano e che non avevamo immaginato. No, non solo per la politique politicienne, cioè per chi mi chiede di stare chiusa in questo acquario, per chi chiede che la soluzione è tecnicistica, per chi mi propone di ragionare se siamo 8, se siamo 11 o se siamo 13 e di ragionare di fronte a questo confronto se ci saranno le mozioni di fiducia o di sfiducia. Se la rotta non sarà più il programma di governo, l'azione di governo, cioè se la rotta non è dedicare il tempo e l'attenzione a risolvere i problemi dell'Umbria, allora il tema non sono i numeri, è che non ci sono più le compatibilità e le ragioni per le quali invece questo cammino deve proseguire ed andare avanti, con il contributo, io credo, di tutta la giunta regionale e di tutta la maggioranza, auspicando, e qui concludo, anche un rapido rientro del consigliere Barberini nella sua funzione di assessore regionale, con la stessa fiducia che le ho conferito al momento della nomina.